Nadia Toffa News, cosa ha avuto e come sta? La conduttrice dell'Iene Show ha saltato l'ultimo appuntamento in televisione, svelando sui social i fan il motivo della sua assenza. Cancelletto Nadia Toffa ha saltato l'ultima puntata de Cancelletto l'Iene Show, mettendo in subbuglio il mondo dei fan. Che conscia la conduttrice e inviata dell'Iene che, qualche mese fa, si sentì male riferendo, più tardi, di essere stata operata per un tumore e di aver iniziato le terapie di chemio e radio. Nadia Toffa ha voluto lei stessa, questa volta, rassicurare il pubblico scrivendo sui social il motivo della sua assenza e promettendo di tornare ai posti di comando fin dalla prossima settimana. Nadia Toffa, con lei si schiera Elena Santarelli. Nadia Toffa ha dunque dovuto rinunciare a fare il suo lavoro e sui social si è scatenata una vera e propria catena d'affetto. Non è mancato, però, qualche voce fuori dal coro di chi ha criticato Nadia per aver detto di aver sconfitto il cancro in due mesi. A difenderla, la sua amica Elena Santarelli, che si è detta disgustata dalle cattiverie che ha letto, facendo riferimento alla situazione che sta affrontando con il figlio. Ha chiesto anche ai fan di darle un po' di pace perché può essere stressante anche ricevere continuamente domande sulla propria salute. Nadia Toffa aveva già risposto a chi l'aveva accusata di illudere i malati, dicendo che si può guarire in soli due mesi da un tumore, facendo presente di non averlo mai detto. Ho detto però che si può affrontare la vita con il sorriso, combattere la tua battaglia con energia facendoti sostenere dagli altri. Un messaggio chiaro in una battaglia lunga che la conduttrice dell'Iene ha iniziato proprio in seguito al malore che aveva fatto temere tutti, visto che si era parlato di pericolo di non farcela. La conduttrice dell'Iene con la parrucca. Le terapie a cui si sta sottoponendo la conduttrice dell'Iene Show non l'hanno solo debilitata fisicamente, ma l'hanno portata anche a perdere i capelli. Nadia Toffa non si è vergognata neanche di dire questo, che indossa la parrucca. Confermando il suo grandissimo coraggio. La giornalista bresciana, insomma, ha voluto rendere partecipe il grande pubblico di quello che sta passando. Spinta pure dal grande amore che tutti le hanno fatto per venire attraverso i social. Anche questa volta, dopo l'assenza e la spiegazione dei motivi su Twitter e Facebook, in tanti hanno consigliato a Nadia di prendersi più tempo per affrontare al meglio le terapie. Di mettere il lavoro in secondo piano pur sapendo che, come nel caso di Fabrizio Frizzi, spesso diventa impossibile stare lontano da ciò che si fa per necessità, ma anche per amore. Ecco perché rivedremo spesso la Super Iene in TV.